Amici del ciclismo, bentrovati. Siamo di nuovo a Parabiago. Dopo avervi raccontato la gara riservata alla categoria Elite Under 23, si replica nella giornata del venerdì con la gara riservata alle donne Open, quindi una formula che prevede in gara donne Elite e donne Junior. In palio la quarta edizione del trofeo Antonietto Rancilio Ladies, una felice intuizione del gruppo sportivo Rancilio che ha raddoppiato il proprio storico evento aggiungendo anche la gara riservata alla categoria femminile. GS Rancilio che, come vedete, ospita tutte le operazioni preliminari nella Officina Rancilio, un vero e proprio museo che racconta la storia di una delle industrie più importanti a livello italiano. Fondata nel 1926, l'Officina Rancilio, leader a livello mondiale nella produzione di macchine per caffè, addirittura venne inventata la prima macchina per caffè in acciaio, rame e bronzo, denominata la Regina, come raccontano bene, come avete visto, questo vero e proprio museo che viene ospitato all'interno di questa sede, all'interno del cuore del centro storico di Parabiago. Al via ci sono le principali formazioni del panorama femminile nazionale. Vedete qui inquadrata Martina Fidanza, che è una delle azzurre in gara. Infatti a Parabiago si presenta l'intera nazionale femminile della pista, in attesa di conoscere nei giorni successivi quelle che saranno le convocate per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Ci sono presenti con le rispettive formazioni, vedete qui inquadrata anche Elisa Balsa, molte viste prima, Chiara Consonni della Valcal Travel and Service. Dicevamo, ci sono un po' le migliori azzurre della pista che sfruttano proprio questo appuntamento di Parabiago per trovare la migliore condizione e magari, se ce ne fosse bisogno, convincere il CT Dino Salvoldi di una propria convocazione per le Olimpiadi di Tokyo. Sono diverse le formazioni, abbiamo detto, presenti. Ci sono anche diverse atlete della categoria donne junior, ma tra le più attese c'è la padrona di casa, possiamo dire così, Martina Alzini. Lei è di Parabiago, tra l'altro la sua famiglia, la famiglia Bonissi, insieme alla famiglia Rancilio, sono tra gli organizzatori della manifestazione. Torna a Parabiago e allora andiamo a ascoltare le sue emozioni e le sue parole. C'è tantissima emozione e prima appunto con la mia famiglia scherzavo perché questa gara è proprio una tradizione di anno in anno, il trofeo Antonietto Rancilio, prima l'edizione per i dilettanti e adesso da qualche anno anche per noi donne, e poterla correre quest'anno essendo a casa e avendo l'onore di correrla con una grandissima squadra che per me è anche una famiglia, è qualcosa di super emozionante. Come detto, Martina Alzini è tra le papabili convocate alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Andiamo a sentire le sue parole a proposito insieme a quelle di Letizia Paternoster ed Elisa Balsamo. Siamo fortunate perché, nonostante comunque le selezioni ufficiali e i nomi ufficiali non siano ancora usciti, possiamo dire di lavorare con un gruppo che ormai è diventato quasi come una famiglia. Noi ragazze siamo molto unite, ma soprattutto siamo consapevoli che chi partirà, chi staccherà il biglietto per Tokyo, diciamo così, sarà per merito, perché alla fine di questo lungo percorso tutte siamo cresciute e sicuramente tutte abbiamo dato il massimo per raggiungere l'obiettivo. Sì, ci stiamo preparando, è un periodo abbastanza tosto per tutte noi. Ci stiamo allenando tanto e siamo spesso, quasi sempre, a Montichiari in pista. E dai, il percorso sta proseguendo come deve e ci stiamo impegnando tutto al massimo e piano piano la squadra sta crescendo sempre di più, cercando e sperando di arrivare pronte, preparate al massimo della nostra forma per le Olimpiadi. Sì, è sicuramente un buon allenamento, queste gare aiutano tanto a fare il ritmo, a avere il colpo d'occhio, quindi è un buon allenamento che tutte noi abbiamo deciso insieme al nostro CT della nazionale
di venire a fare, quindi dai, speriamo vada tutto bene e un altro giorno d'allenamento. È un momento molto importante, tra pochi giorni usciranno finalmente i nomi delle ragazze che parteciperanno ai Giochi Olimpici, quindi sono contenta perché la preparazione sta proseguendo bene. Indubbiamente la condizione non è ancora al top, ma spero di avere ancora un po' di margine di miglioramento, perché alla fine mancano ancora un po' di giorni all'appuntamento, quindi va tutto bene. Indubbiamente abbiamo bisogno di correre anche su strada, e visto che comunque questa settimana c'era soltanto la course by the tour, che era una gara piuttosto impegnativa e con un livello altissimo, abbiamo deciso di venire qui a fare ritmo in una gara piatta con tante curve, quindi ci saranno anche molte ripartenze e per noi va molto bene essere qua oggi. Questa è Maria Giulia Confalonieri, un'altra delle azzurre in gara, sposa tutta la Valcal Travel and Service con ovviamente la padrona di casa, come detto, Martina Alzini. Tutto è pronto per la partenza di questo quarto trofeo Antonietto Rancilio Ladies. Questa è la famiglia Bonissi e Rancilio, con il presidente provinciale del comitato della Federciclismo di Milano, Luca Arrara, che posano prima delle fasi iniziali di questa corsa. Splende il sole in questa serata a Parabiago, e allora andiamo a vivere ora le fasi salienti di questa corsa. Vediamo, ok, parte in questo momento il quarto trofeo Antonietto Rancilio. Super Gormit in gara. Prime fasi di gara con il gruppo che viaggia compatto, lo vedete, andatura nemmeno troppo sostenuta. Davanti al gruppo si distinguono le maglie fucsia e rosa della Valcal Travel and Service e della B-Pink, che operano le operazioni in questa fase di gara. Andiamo un po' a nominare quelle che sono le squadre che hanno risposto all'invito del gruppo sportivo Rancilio. Abbiamo già parlato ampiamente della Valcal Travel and Service con la numero 1 Martina Alzini, padrona di casa, e le altre azzurre della pista, tra le quali Balsamo, Guazzini, Consonni. Ci sono poi la GB Junior Team, la B Pink, la Born to Win. Altra formazione presente sono i gruppi militari con le fiamme azzurre di Letizia Paternoster, le fiamme oro di Maria Giulia Confalonieri. Ci sono poi la Racconigi Cycling Team, la Isolmat Premac Vittoria della già citata Martina Fidanza. Ci sono la Women Cycling Project, la Team Wheeler Chiara Pierobon, la Pro Cycling Team, il gruppo sportivo Menderspec, la C Serra Mazzoni con Rachele Barbieri, un'altra delle azzurre che andranno alle Olimpiadi di Tokyo, il bike Cadorago, Conscio Pedale del Sile, Team Cingolani, la VO2 Team Pink, la Open Cycling, la Gauss Fiorin, l'Ucico Mense, la Servetto e infine il T Red Factory Racing. Abbiamo visto il gruppo sempre compatto in questi primi giri, sono 22 i giri del circuito di 4,1 km che le atlete devono affrontare qui a Parabiago, primi giri in cui avete visto spesso le maglie fucsia della Valcar in testa al gruppo. Questa, in questo momento, che a guidare è proprio Elisa Balsamo, l'ex campionessa del mondo della categoria donne junior, che si sta particolarmente distinguendo anche nella categoria elite con risultati importanti. Rappresenta sicuramente una delle atlete più importanti del panorama femminile nazionale, ma direi anche internazionale. Questa è Silvia Pollicini, quindi tutta la Valcar davanti a fare il ritmo, e vedete subito dietro anche le ragazze della B-Pink, che sono queste due squadre abituate ai grandi appuntamenti internazionali in questo momento a guidare le operazioni a Parabiago.
passaggio in centro al paese, ma attenzione, nel frattempo prima azione importante della giornata, si è sganciato un gruppetto, vedete, abbastanza numeroso, sono ancora le maglie della Valcar a dettare il ritmo, è una fuga che può essere interessante perché ci sono atlete di valore e ci sono un po' rappresentate tutte le migliori formazioni. Avete visto anche con la maglia Bordeaux delle Fiamme Oro dalla Polizia di Stato, Maria Giulia Confalonieri. Andiamo quindi a scoprire chi sono queste atlete. Sono 13 le atlete al comando. Con il numero 2 c'è Elisa Balsamo, con il numero 7 Eleonora Gasparrini e con il numero 10 Silvia Magri, tutte e tre portacolori della Valcar Travel and Service. Vi è poi Rachele Barbieri con il 102, atleta della CIS Serramazzoni. Abbiamo detto Maria Giulia Confalonieri con il 46, atleta del GS Fiamme Oro. Con il numero 34 Silvia Zanardi, con il numero 30 Nadia Quagliotto, con il numero 26 Michela Drummond, neozelandese, e poi con il numero 32 Silvia Valsecchi. Queste quattro atlete sono portacolori della B-Pink, vedete in questo momento proprio Silvia Zanardi in testa al gruppo a tirare. Con il numero 14 è presente Letizia Brufani, con il 17 la sua compagna Giulia Giuliani della GB Junior Team, con il numero 36 Anastasia Carbonari della Born to Win e con il numero 67 chiude questo gruppetto di 13 atleti la bresciana Emanuela Zanetti della Isolmat Premac Vittoria. Ottimo l'accordo tra queste 13 atlete in testa, guadagnano subito un bel vantaggio che supera il minuto. Ottimo accordo, vedete cambi regolari, viaggiano in lunga doppia fila indiana, davvero stanno dando corpo a questa azione e sono ben intenzionate a portarla a termine. Con il numero 46 la vedete ora inquadrata proprio l'azzurra Maria Giulia Confalonieri, campionessa del mondo, campionessa europea, pluricampionessa europea anche su pista, un atleta che è tra le più esperte sicuramente nel gruppo. Passaggio sotto il traguardo di Parabiago, meno 12 giri alla conclusione, il vantaggio è vicino al minuto e mezzo, vantaggio di queste 13 donne che si trovano ora al comando del quarto trofeo Antonietto Rancilio Ladies. Attenzione però, c'è un problema meccanico, vedete si è proprio praticamente fermata, è la numero 32 Silvia Valsecchi, altra azzurra del questo gruppetto. Silvia Valsecchi vedete che resta attardata, quindi perde contatto dal gruppo di testa, restano in 12 a comandare la corsa e questo invece è il primo gruppo inseguitore, possiamo considerarlo il gruppo principale che insegue ad quasi 2 minuti di svantaggio dalle ora 12 battistrada. Questo invece è il terzo gruppetto che a 10 giri dalla conclusione il vantaggio delle 12 battistrada è segnalato di 1 minuto e 20 su Silvia Valsecchi, 2 minuti e 12 su quel primo gruppetto che abbiamo visto, nel quale tra l'altro avevamo notato la presenza dell'azzurra Martina Fidanza, addirittura 3 minuti e 21 nel ritardo di un terzo gruppo che si è staccato e può essere forse considerato ormai fuori dai giochi. Ma torniamo con le immagini proprio sul gruppo di testa, con le 12 atlete. Avete visto impegnata Rachele Barbieri prima nell'inseguimento, ora maglia B-Pink che è quella di Silvia Zanardi, la giovane Silvia Zanardi, atleta molto veloce, molto interessante. Poi sono ancora le atlete della Born to Win, vedete ci sono dei cambi regolari, un ottimo ritmo, un'ottima andatura e il vantaggio delle 12 battistrada si conserva sempre superiore ai 2 minuti e mezzo nei confronti del gruppo principale delle inseguitrici. Abbiate visto anche l'ex campionessa d'Europa su strada della categoria donne junior Nadia Quagliotto, altra atleta della B-Pink che ora si è alternata con la sua compagna di squadra ancora Silvia Zanardi, che sta dando un grande impulso a questa fuga, a questa azione. Torna in testa anche Elisa Balsamo ed ora Maria Giulia Confalonieri, quindi le azzurre della pista che hanno sicuramente tanta voglia di mettersi in mostra e di mettere soprattutto ritmo nelle gambe in vista dei prossimi importanti appuntamenti.
Qui andiamo su un altro gruppo, siamo sul gruppo delle più immediate inseguitrici. È uscito un gruppetto, avete visto delle maglie della Valcar ancora, delle maglie della B-Pink, che si è sganciato questo gruppetto all'inseguimento delle battistrada. Tra l'altro ne fa parte Silvia Valsecchi, che avevamo visto prima un problema meccanico, l'aveva fatta aveva fatto perdere contatto nei confronti del gruppo di testa. Vi è presente anche con il numero 1, la vedete, Martina Alzini, atleta di casa, atleta di Parabiago, anche se lei ora vive a Bedizzole in provincia di Brescia, per essere più vicina, diciamo, a Montichiari, dove c'è di fatto il quartier generale della nazionale della pista. Martina Alzini, che tra l'altro, come ci ha ricordato, è per la prima volta partecipa alla gara di casa, al trofeo Rancilio Ladies. Si è avvicinata lei anche la compagna con il numero 5, Chiara Consonni, che gli ha dato qualche indicazione. Con il numero 23 è presente anche Camilla Alessio, altra azzurra e medagliata nella categoria junior, un drappello che si impegna nell'inseguimento, ma probabilmente è troppo tardi per andare a riprendere quelle 12 là davanti, che non hanno nessuna intenzione di demordere nella loro azione, nel loro tentativo. Ecco, ci provano anche ancora proprio con il numero 1 Martina Alzini e con il numero 32 Silvia Valsecchi, Alzini della Valcal Travel and Service, Valsecchi della B-Pink, si staccano dalle precedenti compagne di avventura, provano l'inseguimento in tandem, ma anche questo tentativo non avrà grande fortuna. Eccole qui le battistrada che non mollano un centimetro. Questa è Eleonora Gasparrini con la compagna, ora che passa in prima posizione con il numero 10, Silvia Magri, dall'altra parte spunta con il numero 14 Letizia Brufani, e poi Maria Giulia Confalonieri, la vedete, doppia fila indiana, grande ritmo, grande voglia di portare a compimento questa azione. In ultima ruota ora c'è con il numero 10 l'azzurra, con il numero 10 Silvia Magri, e quindi passaggio sotto il traguardo. Nel frattempo scende anche la sera, vedete, c'è l'imbrunire ora, anche un po' più buio, ma questo non certo scoraggia le battistrada, anzi sentono sempre più vicino l'arrivo al traguardo. Indicazioni anche dalla moto staffette per quanto riguarda il ritardo nei confronti delle inseguitrici, c'è chi ne approfitta per alimentarsi. Siamo ormai vicinissimi alla fase calda di questo quarto trofeo Antonietto Rancilio Ladies, manifestazione Donne Open organizzata dal GNS Rancilio con le famiglie Rancilio appunto e Bonissi. Grande spettacolo anche questa sera, dopo aver vissuto la gara degli Under 23, degli Elite Under 23, anche le ragazze stanno dando grande spettacolo. Attenzione, attenzione, c'è un tentativo di allungo, escono dal gruppetto di testa con il numero 2, l'azzurra Elisa Balsamo, e poi con lei, con il 102, Rachele Barbieri, due delle atlete più attese questa sera, due azzurre, due ragazze che in questa occasione sono ancora in attesa di conoscere l'eventuale convocazione per Tokyo 2020, due ragazze che, come sappiamo nel momento della cronaca, ufficialmente sono diventate azzurre per Tokyo e andranno quindi a rappresentare i colori azzurri delle Olimpiadi. Ma vedete, la loro azione non ha avuto vita facile, sono state riprese dalle precedenti compagne di fuga. Questo invece è il gruppo principale, il gruppo delle inseguitrici che passa sotto il traguardo, ormai pochissimi giri alla conclusione e manca davvero poco. Questo è il passaggio all'ultimo giro, al suono della campana. Il gruppetto delle 12 battistrada è compatto. In prima posizione avete visto Rachele Barbieri che controllava la situazione. Questo invece è il gruppo delle inseguitrici. Ma ci siamo ormai, andiamo a vivere proprio i momenti dell'arrivo. Tutto pronto sul traguardo di Parabiago, andiamo a vedere, è volata tra le 12, parte Maria Giulia Confalonieri, ma la vittoria, attenzione, è dell'azzurra Rachele Barbieri della Serra Mazzoni, quindi l'emiliana Rachele Barbieri ha vinto il quarto trofeo Antonietto Rancilio Ladies, battendo in volata Maria Giulia Confalonieri del GS Fiamme Oreo, terza Eleonora Camilla Gasparini della Valcal Travel Service, quarta Anastasia Carbonari della Born to Win, quinta Silvia
Zanardi della B-Pink, poi sesta Letizia Brufani e settima Giulia Giuliani, entrambe della GB Junior Team, ottavo posto per Michael Drummond, la neozelandese della B-Pink, nona Silvia Magri della Valcal Travel and Service, a cui è stato dato anche un ritardo di 4 secondi, e decima Elisa Balsamo, chiude della Valcal Travel and Service. Ma andiamo ora a ascoltare le parole delle protagoniste. Partiamo proprio dalla comprensibile soddisfazione di Rachele Barbieri, la vincitrice della C Sarramazzoni. Sono veramente tantissimo contenta, è stata una gara abbastanza difficile come sempre, poi perché correre da sola non è semplice, però nella prima fuga sono rimasta fuori, sono rientrata da sola e ho sprecato tanto. Dopo, quando sono ripartite, ho detto vada tutta, così è stato, sono riuscita a stare dentro con questo gruppo di ragazze con cui abbiamo collaborato molto bene, poi naturalmente gli ultimi chilometri hanno provato di tutto per lasciarci lì e soprattutto le ragazze della Valca hanno fatto un ottimo lavoro, ho cercato di seguirle sempre per non perdere l'opportunità per giocarmi questa corsa e nel finale sono riuscita a dare il meglio di me, sono davvero contenta perché è importante in questo momento essere in forma, c'è qualcosa di importante tra poco e spero di essere tra quelle che partiranno per Tokyo e questa volata è stato un qualcosa in più che mi dà la carica a me stessa per sapere che le energie ce le ho e sono pronta a dare tutto se sarò convocata. Seconda classificata, Maria Giulia Confalonieri delle Fiamme Oro. Sì, abbiamo lavorato tanto anche sta settimana fino a ieri sera e sapevamo che sarebbe stata una corsa veloce stasera e diciamo che era nell'idea di tante di fare selezione dall'inizio, abbiamo beccato la fuga buona e siamo andate più o meno d'accordo fino alla fine, poi forza di numeri c'era chi voleva attaccare e chi avrebbe preferito arrivare in volata, diciamo che non mi sarebbe dispiaciuto anche un gruppetto più ristretto, però dai, è andata bene anche così, Rachele sapevo che era fortissima in volata, così come Eleonora, anche Elisa, dai, sono soddisfatta, è stata una bella gara. Felicissima anche la terza classificata, la giovane Eleonora Gasparrini della Valcar Travel and Service. Sì, fin dall'inizio ho lavorato con le mie compagne appunto per portare via una fuga in gruppetto ristretto, ci siamo riuscite e fino alla fine abbiamo provato a far selezione, a far corsa dura, poi in volata ce la siamo giocata, ovviamente ho a fianco due ragazze fortissime, io sono al primo anno quindi è il primo piazzamento della stagione, sono molto contenta. Adesso ho finito la scuola, la maturità, quindi ho anche la testa più libera e c'è tutta la stagione ancora davanti e spero di far bene. Non può che essere felice e soddisfatto anche Roberto Rancilio, che fa capo all'organizzazione del gruppo sportivo Rancilio. Oggi è stata una bellissima replica della gara di ieri, anzi per, sotto un certo punto di vista più spettacolare ancora, visto che ieri c'è stata un po' un monopolio di questo quartetto che è andato in fuga da subito, invece oggi abbiamo visto questa fuga più corposa che ha tenuto banco e spettacolo e ha tenuto anche col fiato sospeso gli spettatori fino all'ultimo centimetro. Devo dire che sono state due serate estremamente positive, ottimo, bellissimo poter tornare ancora a organizzare gare come si faceva un tempo, cominciare a dire così, e ci auguriamo adesso di non fermarci più un'altra volta. Un bilancio quindi sicuramente molto positivo. Guarda, direi il bilancio più che positivo, in primis mettiamo i nostri volontari che dopo un anno e mezzo quasi di stop hanno risposto subito alla chiamata così all'istante senza pensarci su più di tanto. Un ringraziamento all'amministrazione comunale che ci ha dato la possibilità di occupare praticamente tutto il paese, tutta la città per due giorni di consecutivi. Dobbiamo fare un grandissimo ringraziamento alla polizia locale che quest'anno ci ha dato veramente una grandissima mano a rimettere in moto tutte le cose come servivano. Veramente grazie, grazie ancora a tutti. C'era grande attesa per vedere al via anche Martina Alzini, come detto, l'atleta di casa, atleta di famiglia, lo zio Vittorio Bonissi, che è uno degli organizzatori, ci commenta appunto questa splendida serata con la ciliegina sulla torta proprio dalla presenza delle ragazze azzurre della pista. Quando ho visto, io seguo l'arrivo delle iscrizioni,
quando ho visto arrivare le azzurre, veramente mi riempie il cuore, perché veramente è proprio la ciliegina sulla torta, come hai detto giustamente te. Quindi gli organizzatori provano proprio soddisfazione quando hanno una risposta da parte degli atleti. Oggi, questa sera, il parterre dei partenti è veramente d'eccellenza, quindi sono le atlete che andremo a tifare da italiani per le prossime Olimpiadi. Gruppo Sportivo Rancilio, sempre molto attento anche agli aspetti legati alla comunicazione, ci parla di questo Davide Rancilio. Come ieri sera abbiamo replicato la fotocopia della parte comunicazione, ho avuto anche la possibilità di girare un pochettino e non star fermo sullo stesso punto, e ho anche potuto mandare in diretta live, con alcuni ritardi dovuti ovviamente alla trasmissione, l'arrivo e gli ultimi giri. Diciamo che a livello comunicativo siamo al completo, l'appuntamento è all'anno prossimo, sempre con i nostri canali, che ricordiamo sono la newsletter quindicinale, il nostro Facebook e Instagram e il nostro sito gruppo sportivo rancilio.com. Appuntamento quindi sicuramente alla prossima edizione, ma intanto rigodiamoci la bella vittoria in volata dell'azzurra Rachele Barbieri della Sera Mazzoni nel quarto trofeo Antonietto Rancilio Ladies. Una grande due giorni di ciclismo qui a Parabiago, una bella gara anche quella femminile. Quindi da Parabiago è tutto, Giorgio Torre per BCTV vi saluta.